Pierluigi Sammarro, architetto, interni, domestici, ma anche ristoranti. La tua formazione, di che cosa si occupa il tuo studio principalmente? Ma prevalentemente la mia formazione avviene un po' per gli interni, prevalentemente, cioè io avevo un po' questa anima un po' nascosta che comunque in certo modo poi l'ho cercata un po' di tirar fuori. Ho avuto una formazione giù nella facoltà di Firenze, dove comunque sono venuti fuori un po' nella mia generazione, anni 64, insomma, io ho 50 anni, un po' abbastanza, insomma, suonati. Però. Begli anni della facoltà sì. di Firenze. Facoltà dove comunque poi alla fine sono venuti fuori i Giovannoni, i vari Casamonti, Archea e tanti altri. Ritengo che comunque in quel momento lì, insomma, sia stata una buona facoltà. Firenze era una città comunque formativa, un po' con Milano. Certo. Io mi sono formato prevalentemente nel fare un po' gli interni in uno studio dove comunque cercavo un po' di imparare. E parliamo invece nel dettaglio di un progetto che hai appena consegnato, tanti interni domestici, anche una cantina, se ricordo sì, bene, però una in cantina, questo caso un ristorante. Un ristorante, sì. Che ha un nome significativo, perché si chiama? Sì, si chiama Goliardo, è un ristorante che abbiamo appena ultimato pochissime settimane fa, è stato un gran lavoro, un lavoro importante da un punto di vista strutturale, ma anche da un punto di vista prevalentemente seguendo un po' tutti i dettagli, dalla progettazione proprio speculare della nuova costruzione. Comunque un ristorante intorno a 500 metri quadrati nasce a seguito di una volere comunque sia di questi proprietari che hanno un'azienda comunque nazionale di commercializzazione di carni e hanno voluto, per desiderio un po' del babbo, cercare di poter creare giù questo ristorante. Senti, in progetti di questo tipo le superfici hanno un'importanza notevole. Noi oggi qui con Archivio siamo ospiti di Flori, però al di là di quello c'è una ricerca spasmodica e quasi feticista nel dettaglio, nelle superfici, soprattutto di ristoranti. Tu che cosa hai utilizzato da un punto di vista dell'invenzione progettuale che caratterizza il locale? Ma senti, invenzione progettuale credo che comunque sia stata un po' quell'intuito di aver creato una scatola di cristallo strutturale portante con delle travi, trasparenza totale, per cui è stato un po' questo know-how, chiamandolo un po' know-how, inusuale un po' in un ristorante che sembra comunque sia di affacciarsi un po' in questo verde, soffitto, una buona parte di un soffitto dentro e fuori, per cui una scatola ovatta. È stata sicuramente una cosa che mi ha anche personalmente un po' creata questo concetto un po' di sensorialità, cioè questo neutro, questa luce che comunque cambia durante il giorno, durante la notte, e poi si accende di notte perché abbiamo dato importanza un po' luminosa, abbiamo dato molta importanza proprio al disegno dell'illuminazione. Siamo alla fine di questa breve intervista per Archimovie, volevo chiederti il progetto a livello tipologico che non hai ancora fatto e che ti piacerebbe fare. Ma un progetto di una tipologia che comunque mi affascina, sicuramente una boutique di gioielli, ecco. Nella città più costosa al mondo, da Vienna a New York o non so, anche Tokyo, in Asia, Tokyo, perché no, dove potrei esprimere quello che comunque è un po' il valore, in questo caso del lusso, ma un lusso inteso nel minimale, senza sfociare, un lusso minimale, un lusso elegante che possa comunque sia esaltare poi l'oggetto, insomma, prevalentemente. Certo. Grazie. Grazie a te, grazie a voi. Grazie.